Nel febbraio di quest'anno ho subito la contaminazione del virus Covid-19. Ricoverato all'ospedale San Martino di Belluno, sono stato sedato e intubato per una decina di giorni in terapia intensiva. Per i successivi tre mesi ho respirato giorno e notte attraverso la ventilazione meccanica, prima con una, plastica, con una maschera di plastica dura su tutto il viso e poi con delle cannule nasali. La statistica mi colloca in quel 30% di sopravvissuti che gode di ottima salute. La stessa buona sorte non è toccata a tre miei compagni di stanza, anch'essi ricoverati in rianimazione. Uno sopravvive oggi con gravi problemi respiratori. Uno è da 5 mesi ancora all'ospedale e uno è morto in terapia intensiva. Riportato nel reparto di pneumologia ho avvertito come la paura si è fatta calma piatta e la sensazione chiara di aver trapassato l'infinito e sfiorato l'aldilà. Senti che sei vivo, vivo per delle casualità, per delle fruttualità, come nel mito di, di Edipo, vivo soprattutto per le cure di eccellenza dei medici e degli infermieri. La scienza del sapere, del conoscere, della competenza. Praticata con esperienza, passione e umanità, mi ha salvato la vita, ha salvato la vita di tanti. I filosofi greci ricordavano che la radice della scienza è amara, ma dolce è il frutto. A quei cittadini che ostinatamente non vogliono vaccinarsi, auguro di non infettare i loro figli, i loro nipoti, tanto da doverli poi piangere. Auguro di non conoscere il tempio della terapia intensiva. Auguro, nel caso, di rientrare nel 30% dei sopravvissuti, ma soprattutto auguro loro di guadagnare quel tempo per poter con umiltà poi ringraziare la scienza e ad alta voce chiedere scusa a tutti.